ristora questo silenzio. Il rumore dei vetri. Ristora. Bellissimo. Senti, che musica. Voilà, tutto è silenzio. Qui non ci sono chiacchiere. Qui c'è la nebbia d'inverno, la nebbia, il freddo, i tempi lunghi, l'estate calda del sottotetto, l'aceto che si muove, ribolle, c'è la vita, poi c'è la calma, l'estrazione, poi la calma. E questo è l'aceto balsamico, e questo è il parmigiano reggiano, e questo è il culatello, questo è il prosciutto. Tutto questo è l'Emilia. Tu vedi il ristorante da come l'avevamo preso, era una piccola osteria con una cucina che era minuscola. Dipingere, scrostare i muri, togliere le porte, lo facevamo noi, perché non c'erano soldi, quindi lo facevamo noi. E poi perché ti dava una soddisfazione diversa. Dopo 2 anni abbiamo preso tutto uno spazio e raddoppiato la cucina e raddoppiato anche il ristorante. Dopo 4 anni ci hanno ceduto un'altra parte con un garage, una cantina, eccetera. Abbiamo fatto tutto un ingresso nuovo. Poi abbiamo ristrutturato un forno. Poi abbiamo ristrutturato un altro magazzino di fronte. È sempre un movimento, sempre un pensiero, sempre qualcosa che ti tiene vivo, che ti tiene una proiezione verso il futuro. Ci siamo incontrati perché la galleria è uno spazio pubblico. Lui era un ragazzo che aveva interessi culturali per quello che riguarda la contemporaneità. Io parlavo della mia arte, lui mi parlava dei suoi sogni e così. Io mi ero accorto in quegli anni che c'era come una forma di stanchezza anche come nell'arte, nella cucina, in quei lavori. Io gli dissi, hai dei numeri, delle capacità, delle voglie, vai a imparare dai migliori del mondo. Quello che ha fatto lui è stato uno che si è messo in collaborazione col nuovo pensiero della cucina, è entrato nel contemporaneo e riuscirà a porre un pensiero nell'arte della culinaria di oggi. Io sono stato in cucina, proprio come testimone, e ho visto la donata, l'adesione che c'è intorno a lui per una cucina che si arma anche del gusto del genius loci, partire dal territorio. Quindi in un paese così multimunicipale come l'Italia, Bottura rappresenta una sintesi da esportazione, così come lo è stata l'arte della transavanguardia. Io mi sono ispirato alla transavanguardia quando ho iniziato. Mi sono ispirato e lo so. Era un momento nella quale nelle gallerie non si esponeva niente. C'era l'astrazione totale. E c'è stato la necessità, il bisogno di rivedere la pittura. E sono tornati a dipingere come dipingevano una volta. Fare avanguardia non vuol dire mica sempre spingere e portarsi avanti. Vuole anche dire fermarsi, riflettere, fare 2 passi indietro se necessario, 1 passo laterale e 3 passi avanti, perché bisogna scegliere le strade giuste per poter proiettarsi verso il futuro. Lui sviluppa come lo stesso principio dei nutrimenti dell'arte. Sviluppa non solo sapori ma anche nuova conoscenza. Sviluppa sorpresa, inciampo, sperimentazione, ricerca, che sono i principi proprio da laboratorio dell'arte contemporanea. Quindi, in questo senso, Bottura produce anche un ricongiungimento dei 5 sensi. Essere contemporanei è anche recuperare certe cose che stanno scomparendo. La Marena era una produzione caratteristica di Modena, di questa zona. Però non erano mai esistiti dei frutteti di amarene. Le amarene venivano coltivate 1 o 2 piante dietro l'orto di casa, nel giardino, piante singole. E nonostante ci fosse questa tradizione distribuita capillarmente in tutto il territorio, in realtà negli ultimi anni la produzione di amarene, dovuta all'altissimo costo della raccolta manuale, era andata rapidissimamente sparendo. Le amarene oggi a Modena, se non avessimo inventato questo nuovo modo di produrle, sono praticamente scomparse. Guardare il passato, ma non in chiave nostalgica, ma in chiave critica. Cosa ha fatto il dottore? Ha preso il meglio e l'ha portato nel futuro. Ma chi ha trascinato con sé? Ha trascinato migliaia di donne
che sono tornate dai ricordi, hanno ringiovanito i ricordi, li ha riportati lì, gli ha regalato i ricordi del passato, un'emozione incredibile, capisci? È questa la forza di quello che sta facendo questa persona. Una cosa fondamentale è cercare di, nella mia posizione, di dare, di spostare le luci, no? E i riflettori non su me stesso, ma spostarli anche nei confronti degli altri, perché è fondamentale riuscire ad accorciare la filiera, a conoscere i contadini, a influenzarli, i pescatori, gli allevatori. Io due giorni ero emigrato in Venezuela e là mi chiamavano ombre. In Venezuela mi sono fatto le ossa, poi c'è il meccanico, c'è i posti di petrolio. Poi con le figurine sono tornato a casa e mi sono tirato dietro anche sto nome, capito? I miei operai alla Panini mi chiamano ombre. Ho comprato l'azienda agricola, l'ho nominata ombre. Credo che Modena sia una terra così, la terra degli estensi che lasciavano Ferrara, si trasferivano qua e portavano con sé tutti i più bravi artigiani. E questi artigiani, queste botteghe, sono diventate patrimonio della modenesità. E i geni di questa gente sono stati trasmessi di padre in figlio, di generazione in generazione, e sono rimasti. Uno, se ci pensa a tutto quello che abbiamo e che è stato creato in questa zona, in fondo è campagna. Non dica che è cattivo, eh? È troppo buono, guarda. È troppo buono. Dai, assaggiamo. Okay. Però è una provincia speciale, una provincia che sa guardare in profondità, che sa guardare i valori veri, che crede ancora nella stretta di mano e che crede ancora nel rapporto tra le persone. Credo nel team. Non credo nel Superman, nella persona e nel proprio ego. Una persona che lascia esprimere i giovani e vive in mezzo ai giovani è una persona che assorbe anche l'energia dei giovani, quindi rimane sempre giovane anche se stesso. E quindi la sua visione, il suo modo di scherzare, il suo modo di ragionare, il fatto di essere, rimane intatto. Hai visto? Vai sindaco! Bravo sindaco! Bravo! Castaneda cosa diceva in Viaggio ai Isitani? Trova il tuo posto, siediti nel posto giusto, solo tu sai qual è il tuo posto. Quando masticavi il peyote, no? Io non te lo posso dire dove devi sederti, perché se te lo dico io, non sarai mai a tuo agio. Tu siediti e trovi il tuo posto. Io l'ho trovato. Sono qui a Modena, annuso dell'aceto balsamico, alimento i miei figli col parmigiano reggiano e viviamo di arte e di musica, più bello di così. Gone with the wind, just like a leaf that has blown away. Gone with the wind.